piatto di oggi, in questa rassegna di prodotti tipici, sono dei piccoli maloredos che si chiamano o ciccionedos, oppure qua nella zona del Cagliaritano vengono utilizzati all'interno di anche grandi banchetti per la loro tenuta nella cottura, per la loro facilità nella degustazione, e li chiamano i maloredos desisposos. I due hanno in comune gli ingredienti, che sono comunque sempre riferiti ai frutti di mare. Quindi oggi faremo una presentazione, una preparazione di questi ciccionedos ai frutti di mare. I maloredos noi siamo abituati a vederli abitualmente con il sugo di salsiccia, il pecorino grattugiato, i semi di finocchio selvatico, ma quelli riguardano proprio la tradizione più stretta. Allora, in una padella col fondo antiaderente, un po' d'aglio, la coda di un gambero, velocemente scarrozzata dal suo carapace, tagliata in pezzi, e poi dei frutti di mare precedentemente sgusciati, così. Due pezzetti di pomodoro solo a scaldare. Il pomodoro non deve essere cotto, deve sapere proprio di pomodoro, perché di solito quando cuoce molto a contatto con un prodotto che ha più sapidità viene completamente escluso. Qualche foglia di basilico e un po' di sale. Raccolgo questi ciccionedos, ovviamente per questioni di tempi. Io cosa faccio? Li ho saltati leggermente prima, li salto velocemente. Ho preparato anche del sugo di pomodoro a parte, perché quando si mangiano i maloredos si è abituati che questa pasta sia completamente vestita dalla salsa. I frutti di mare con la loro acqua e il pomodorino ciliegia non è in grado completamente di vestire la pasta, per cui se vogliamo mantenere il rapporto familiare che abbiamo con questo tipo di piatto, dobbiamo utilizzare la salsa di pomodoro, quella che fa mamma a casa. Ok, una volta che hanno preso la giusta cremosità, vengono serviti e mangiati belli caldi. Ecco qua. Maloredos o ciccionedos, maloredos desisposos o ciccionedos, salsa di frutti di mare con i gamberi, un goccio di olio fruttato e voilà. Siamo pronti.